One Podcast. La grande ambizione è una citazione di Antonio Gramsci ed è questa: di solito si vede la lotta delle piccole ambizioni legate a singoli fini privati contro la grande ambizione che è invece indissolubile dal bene collettivo. Il film di Andrea Segre su Enrico Berlinguer, che ieri ha aperto la festa di Roma, parte da qui e ci getta in una politica piena di quel senso che oggi si fatica a vedere. Io sono Annalisa Cuzzocrea e il 17 ottobre 2024 questo è Daytime, dentro la notizia. Prima di tutto le parole, quelle dei discorsi di Enrico Berlinguer davanti al suo popolo, agli elettori del Partito Comunista Italiano negli anni della sua ascesa dal 1973 al 1978, dal tentativo di assassinare Berlinguer a Sofia, probabilmente per le sue posizioni eretiche rispetto all'Unione Sovietica, tentativo a lungo tenuto nascosto e fallito per un soffio, per un fallimento dei servizi segreti bulgari, fino alla morte di Aldo Moro, a quel corpo fatto trovare a due passi da Botteghe Oscure come una punizione. Il film di Andrea Segre è molto bello per molti motivi, perché fa rivivere quel sogno di una via italiana al socialismo indissolubile dalla democrazia e dalla difesa delle libertà di tutti, perché mostra le crepe. In una scena Nil Deiotti fa capire al segretario che la battaglia sul divorzio era degna di essere combattuta e che il paese era più avanti della politica. Lo fecero le donne del PC in quel momento, noi gli uomini preoccupati di andare a sbattere contro la Democrazia Cristiana. E invece quel referendum vinto fu uno dei motori dell'idea del compromesso storico. Qualunque cosa si pensi oggi, fu il tentativo, il film lo mostra benissimo, di sottrarre l'Italia alle spinte eversive che venivano da destra come da sinistra, di intercettare i bisogni delle persone al di là e al di fuori delle ideologie. Le parole, quindi, quelle coraggiose, quelle che non sono attese perché nascono da scelte sofferte, da una conoscenza profonda della società fatta di mille incontri con la propria base, tra i militanti, nelle fabbriche, nelle case del popolo, da un'analisi di dove va il mondo e di quale può essere il bene collettivo. Il discorso al congresso del PCUS, in cui Berlinguer difende la via italiana davanti a un Brezhnev molto perplesso, la tribuna elettorale in cui sostiene di voler restare sotto l'ombrello della NATO, non la strada facile, non la copia di mille riassunti, ma il tentativo continuo di far progredire il partito e il paese. E poi le parole intime, quelle dette in famiglia. Sono molti i racconti di Berlinguer visto con la moglie, il figlio Marco, le figlie Bianca, Maria, Laura. Sono teneri nella loro sobrietà. È un film che commuove per sottrazione, questo. Non c'è retorica, non c'è compiacimento. La fotografia sa rendere sia la nostalgia che la tensione di un periodo storico segnato da mille trame e da momenti difficilissimi. La strage fascista di Piazza della Loggia a Brescia, gli assassini delle Brigate Rosse, il sequestro Moro, appunto. E poi ci sono, oltre le parole, le facce. Nel film di Segre, retto da una magnifica interpretazione di Elio Germano, ci sono pezzi di filmati di quegli anni che dicono, attraverso i volti veri degli operai, dei lavoratori, dei militanti, più di qualsiasi sceneggiatura riuscita, che Italia era quella, da cosa arrivava, cosa portava sulle spalle. I filmati di repertorio dei funerali di Berlinguer mettono i brividi ancora oggi, e sì che li abbiamo visti tante volte. Le parole di Berlinguer padre ai figli durante il sequestro Moro ci riportano dentro un orrore che abbiamo dimenticato forse troppo presto. Si chiama terrorismo, in qualunque parte del mondo si trovi, non va mai sottovalutato.